Liberarsi in 24 ore degli occhiali, correggendo miopia, presbiopia e astigmatismo grazie ad un laser che sorride. Smile è la tecnologia più innovativa per recuperare le diottrie che mancano. È un laser a femtosecondi, non più a decimeri. Nel mondo sono stati eseguiti già 500.000 interventi con questa apparecchiatura con brevetto tedesco. In Italia la eseguono solo una decina di chirurghi oculisti, tra cui Dario Surace, primario chirurgo ospedaliero con studio a Mestre. Il laser a femtosecondi invece non brucia ma dissocia le lamelle del collagene, per cui non produce alcun danno termico, e quindi questo è un grosso passo in avanti. La nuova tecnica per correggere la miopia senza bruciare, senza usare laser e cimeri, si chiama Smile, come il sorriso. Questa nuova tecnica che cosa implica per il paziente? Ma la nuova tecnica implica un decorso post-operatorio e intraoperatorio estremamente favorevole. L'intervento si svolge in 3-4 minuti, non c'è alcun dolore durante, non c'è alcun dolore dopo, e già il giorno dopo la vista è ripristinata e il paziente ci vede. Quante diottrie si possono recuperare con questo intervento? Si arriva a recuperare fino a 10 diottrie di miopia e 5 di astigmatismo, quindi si arriva a livelli abbastanza alti. Sono macchinari molto costosi, l'intervento è a carico del paziente, essendo ritenuto un trattamento di carattere estetico. La correzione di un difetto visivo attualmente viene considerato un intervento estetico? Sì, e secondo me anche a buon diritto, perché non c'è malattia, un paziente con gli occhiali vede benissimo, è solo che per comodità o per estetica non li vuole portare. È molto oneroso un intervento di questo genere nelle strutture che sono specializzate con chirurghi che sono adeguatamente preparati? Purtroppo sì, perché è molto costosa l'attrezzatura, è costoso l'acquisto, è costoso soprattutto il mantenimento in efficienza della struttura. E quindi i costi per forza sono importanti. Si operano miopie quando sono stabili o stabilizzate, mai prima dei 18-20 anni. La grande novità di Smile è l'impiego per la correzione della presbiopia. La grande novità degli ultimi anni è la possibilità di correggere la presbiopia, e quindi non c'è il limite in avanti, perché quando di solito si usava dire ma a 40 anni non ti conviene più fare il laser della miopia perché tanto dopo ti metterai gli occhiali per vicino, questo oggi non è più vero, perché si possono correggere entrambi i difetti e quindi anche a 50 anni, anche a 55, anche a 60 anni si può fare il laser. In un'unica operazione che dura una ventina di minuti, compresa la fase preparatoria, si possono correggere miopia, presbiopia e astigmatismo. L'intervento avviene con l'utilizzo di gocce anestetiche topiche, totalmente indolore, e assicura un immediato recupero della vista. Oltre i 10 decimi si interviene con l'applicazione di lentine all'interno dell'occhio. Viene a tutti quanti eseguita una rigorosa e approfondita visita preoperatoria con parecchi esami in cui si misurano lo spessore della cornea, eventuali patologie misconosciute, il diametro della pupilla, un sacco di parametri che sono necessari a dare l'idoneità all'intervento. L'80% dei pazienti risulta idoneo, ma 1 su 10 è comunque un dato non trascurabile. Quali sono i benefici, quali sono i limiti e quali eventualmente i minimi rischi? Beh, i benefici sono facilmente intuibili, vedere tutto senza occhiali non è cosa da poco, soprattutto per chi è abituato ad alzarsi al mattino e non vedere neanche la porta della camera da letto quasi. E i rischi in realtà sono estremamente contenuti, diciamo che i rischi veri di avere danni alla vista sono prossimi realmente allo zero. Il rischio, che non è un rischio, è una possibilità, che magari la correzione non vada al 100% ma si corregga solo il 95% del difetto, con un piccolo residuo che eventualmente può essere corretto con gli occhiali mentre uno guida di sera, ecco, in queste occasioni qua. Questa è una cosa che va approfondita, discussa, il paziente lo deve sapere.